Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di astrofotografia. Oggi ci andremo ad immergerci un po' di più in questo campo, essendo che vi andrò a recensire un po' una camera astronomica che è molto usata nell'ambito dell'imaging planetario, è anche usata come camera di guida ed è anche possibile con questa camera astronomica andare a giocherellare nell'ambito del deep sky, e cioè nell'ambito del cielo profondo. Sto parlando quindi dell'ASI 224MC. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e anche ad attivare la campanellina. Ora passiamo al video. Come ho già detto nell'introduzione, l'ASI 224MC è una vera e propria camera astronomica e che quindi è stata progettata e ideata per la fotografia notturna. Lo scopo di questa camera qual è? È quello di fare imaging planetario e quindi di fare la vera e propria fotografia planetaria. Fotografia a pianeti, in modo particolare a Saturno e a Giove, essendo anche i pianeti più luminosi del nostro sistema solare, quelli che possono essere meglio osservati. Questa camera ci andrà a restituire molti dettagli sui pianeti, pur se è una vera e propria camera a colori. Da questo possiamo ben capire che questa camera è molto pratica ed anche economica, proprio perché è a colori, ha già all'interno la matrice di Bayer, e non richiede quindi l'uso di filtri specifici, quindi dei filtri RGB, una ruota portafiltri e anche dei filtri per poter andare ad esaltare i contrasti, dei filtri quindi di luminanza. Quest'ASI 224, come vedremo ora nello schermo, ha un sensore davvero piccolino. Vi accendo il flash così che lo possiate osservare. Ecco qui il sensore di questa reflex. Ha dimensioni di 4,8 x 3,6 mm. Le dimensioni di un singolo pixel sono di 3,75 micrometri ed ha una risoluzione di 1304 x 976. Possiamo dire che questa reflex è dotata di un sensore Sony ed ha 1,2 megapixel. Tra le varie caratteristiche di questa reflex troviamo anche un bassissimo rumore di lettura che è compreso da 0,8 fino a 3,2, è davvero un rumore molto basso, e con questa camera potremmo raggiungere fino ai 150 fps, quindi 150 frame al secondo. Questa camera astronomica inoltre ha anche una full well capacity di 19.200 ed ha anche un'efficienza quantica, e cioè una sensibilità della luce molto alta, in questo modo catturando molto segnale e non trascurando segnale che invece ci potrebbe essere utile. Questa camera esce per la fotografia planetaria, ma è anche una camera predisposta per l'auto guida. Infatti io in un primo momento, quando iniziai, usavo questa camera per l'imaging planetario e anche, come vedremo in seguito, per la fotografia deep sky, perché è anche una camera con cui si può andare a giocare nell'ambito del cielo profondo. E ora invece viene utilizzata, l'utilizzo come una camera di guida. Come vediamo nella scatola in cui viene confezionata quest'ASI, che cosa troviamo? Andiamo ad aprire la scatola e prima di tutto troviamo il cavo per l'autoguida. Ora questo cavo è staccato, essendo appunto che io lo tengo sulla mia montatura, e io mediante questo cavo che cosa andrò a fare? Andrò a collegare un capo nella mia camera astronomica in questo modo, e poi che cosa andrò a fare? Andrò anche a collegare l'altro capo nella montatura. In questo modo la mia ASI mi fungerà come una camera di guida. Oltre al cavetto per poter collegare la camera alla montatura, troviamo anche un altro cavo USB 3 che servirà per poter collegare la camera al computer, perché come ben sappiamo le camere astronomiche per poter funzionare hanno bisogno di un PC, non hanno una batteria integrata, e quindi una volta collegata al PC la camera si accenderà e potremo andare in questo modo
a impostare gli scatti mediante proprio il PC in modo molto semplice. Inoltre, nello scatolo di questa camera astronomica, che cosa troviamo? Troviamo anche un obiettivo, obiettivo fisheye viene chiamato, ed è utilizzato di solito per poter andare a fare delle prove nella fotografia diurna. In modo particolare quando dobbiamo assistere a dei grandi sciami meteorici, in questo modo andando a catturare più stelle cadenti possibili. All'interno della scatola, quindi, oltre a questi due cavi, uno che mi serve per poter andare a collegare questa camera astronomica con il computer e un altro che mi serve per poter andare a collegare la camera astronomica con la mondatura. E quindi per poter andare ad effettuare autoguida ed oltre all'obiettivo fisheye in dotazione, troviamo soltanto un libretto delle istruzioni che mi serve per poter andare un po' a guardare il funzionamento di questa camera astronomica. Non vi preoccupate che non è niente di complicato, è molto facile da essere utilizzata. Ovviamente la camera astronomica quando ci arriverà sarà distaccata dal naso. Andremo quindi noi appunto a svitare il naso e per poter diciamo andare ad inserire il naso che ci servirà in seguito per poter andare ad attaccare la nostra camera astronomica al telescopio, dovremo andare appunto ad avvitare il naso. Andremo ad avvitare il naso e una volta che il naso è stato avvitato potremo andarla ad inserire nel telescopio per poter andare a fare i primi esperimenti nell'ambito planetario, ma anche e soprattutto nella fotografia Deep Sky. Già so che molti di voi si stanno guardando questo video per poter capire se questa camera può essere predisposta, può funzionare in un primo momento, adattarsi anche alla fotografia Deep Sky. E sì, questa camera può essere utilizzata per poter in generale andare a giocherellare nell'ambito del Deep Sky, perché come ben sappiamo, le vere e proprie camere astronomiche che sono predisposte per il Deep Sky non hanno niente a che vedere con delle camere che noi abbiamo adottato per la fotografia del cielo profondo. Conosco molti astrofotografi che vanno a fare degli esperimenti su questa reflex, sono stati fatti anche da me molti esperimenti e posso confermarvi che questa camera astronomica, pur se non è predisposta per la fotografia Deep Sky, è davvero ottimale, utile per poter iniziare a fare astrofotografia. La particolarità di questa reflex è che se viene utilizzata in ambito Deep Sky, anche con focali molto corte e quindi andando a renderci la porzione del cielo molto ampia, avendo un sensore molto piccolo di appunto 4,8 x 3,6 mm, quel corpo celeste che noi andremo a fotografare apparirà molto grande, e cioè ci apparirà come un crop dell'immagine, uno zoom dell'immagine, ottenendo quindi una focale molto più lunga di com'è realmente. Ovviamente questa particolarità può essere a volte un pro e a volte un contro. Ci sono delle nebulose molto piccole, come ad esempio la nebulosa Granchio, o anche delle galassie molto piccoline, che senza focali lunghe non potremmo andare a fotografare, ma che invece con questa piccola AC224 possiamo andare a fotografare. Ovviamente invece il contro dove sta? È che, come ben sappiamo, nel nostro cosmo, nel nostro cielo, abbiamo anche delle galassie, dei gruppi di galassie, ma anche delle grandi nebulose diffuse che coprono dei grandi campi e quindi proprio per questo motivo quest'ASI non ci potrà servire per quegli altri corpi celesti. Diciamo che in generale, avendo anche un crop naturale dell'immagine, dovremmo andare anche a guidare in modo molto preciso, altrimenti le stelle appariranno molto striate, avendo appunto una porzione del cielo inquadrata molto ridotta. E questo l'ho provato in prima persona e devo dire io all'inizio questa camera la utilizzavo anche senza la guida. Ancora oggi, tuttora, la utilizzo senza guida per poter andare a fare dei determinati esperimenti e posso dire che anche per iniziare, per poter quindi andare a fare le prime prove, pur se non abbiamo guida, se non siamo esperti e se vogliamo spendere poco, perché questa camera
di mercato, il prezzo di mercato è di all'incirca 250-300 euro, dipende dal periodo anche in cui andiamo a acquistare e se è disponibile, essendo che stanno andando a ruba da molto tempo. E quindi per poter avvicinarci alla fotografia Deep Sky, posso dire che è una camera molto buona. Se in seguito, una volta che abbiamo stabilito il nostro setup, che abbiamo completato il nostro setup, vogliamo andare anche a fare delle riprese con la 224, quindi con quest'ace 224, nell'ambito del Deep Sky, per andare a fare casomai anche dei test, e abbiamo anche un'autoguida, ancora meglio. In questo modo andremo a seguire in modo molto corretto e non ci compariranno le stelle striate nell'immagine. E di solito noi, quando andiamo a fotografare oggetti profondi, quindi quando andiamo ad effettuare fotografia deep sky con camere invece non predisposte per la vera e propria fotografia deep sky, ma ad esempio per l'imaging planetario o anche per la guida, andremo, adotteremo un'altra tecnica, e cioè non effettuiamo degli scatti lunghi, ma degli scatti brevi. Una funzionalità molto importante di questa reflex sta nel software di acquisizione, essendo che noi, mediante la funzione live stacking, che cosa potremo andare a fare? Che cosa andrà a fare in modo automatico, meglio dire, il software? Andrà a sommare in diretta, e cioè man mano che noi andiamo ad acquisire più scatti, e cioè man mano che noi andiamo a fotografare, andrà appunto, ripeto ancora una volta, a sommare questi scatti in diretta, osservando così quel corpo celeste e vedendo il segnale che va man mano aumentando, perché come ben sappiamo lo scopo di tutti noi astrofotografi è quello di catturare più segnale, e catturare più segnale vuol dire effettuare molte astrofotografie e andarle in seguito a sommare mediante dei veri e propri software di acquisizione, mediante appunto questa funzione che troviamo nel software principale della ZWO, che noi potremo andare a scaricare anche eseguendo il quadcore, ma che troviamo anche nel libretto di guida di uso e di funzione di questa camera astronomica. Ci andrà appunto a sommare queste immagini, permettendoci anche, da un altro punto di vista, di andare casomai a correggere il campo inquadrato, perché come ben sappiamo, avendo un sensore piccolo, il campo inquadrato è molto ridotto, ripeto ancora una volta, e allora, se non abbiamo una buona montatura che vada a puntare in modo corretto, nel modo più preciso possibile, quel corpo celeste, mediante il live stacking, potremo andare ad osservare man mano che il segnale va ad aumentare se quel corpo celeste che noi stiamo fotografando è puntato nel modo corretto. Oppure se dovremmo andarlo a ricentrare. Un'ultima cosa che ci tenevo a dire è che questa camera astronomica non è raffreddata, quindi non abbiamo delle vere e proprie celle di raffreddamento. Possiamo optare anche per la versione raffreddata, ma oltre a costarci di più, non è che ci servirà più di tanto, perché questa camera, come ho già detto, non ci servirà in seguito per poter andare a fare delle astrofotografie in modo molto professionale. Ci servirà all'inizio per poter andarci a divertire nell'ambito del Deep Sky, in modo più professionale invece nell'imaging planetario, e che ci servirà in seguito anche come camera di guida, perché come ben sappiamo un setup completo di astrofotografia richiede anche una buona autoguida, che se in un primo momento abbiamo trascurato, in seguito dovremmo andare ad acquistare insieme appunto ad una camera di guida che già abbiamo a disposizione, che all'inizio appunto ci è servita per poter andarci a divertire e che ora utilizziamo per poter andare a fare fotografia planetaria e per poter quindi andare anche a guidare. Ora siamo arrivati alla fine del video. Spero che questa recensione vi sia stata chiara, così da valutare un po' se acquistare questa reflex oppure no, in base anche alle vostre esigenze. In generale, diciamo, io consiglio questa reflex perché se vogliamo iniziare nell'ambito del deep sky o nell'ambito della fotografia planetaria, va benissimo. E anche in seguito ci fungerà anche come una vera e propria camera di guida, quindi è una camera super super versatile. Vi ringrazio ancora una volta, noi ci vediamo martedì per un video a tema astronomia
E vi ricordo anche di andarmi a seguire sul mio sito internet e sulle mie pagine Facebook e Instagram. Lascio il link qui sotto in descrizione.